Ciao, buongiorno, Marco Nescatelli. Oggi iniziamo con un allenamento che io ho sempre tenuto da parte, però è meglio affrontarlo, cioè il pangullic. È sempre stata una cosa un po' delicata per me, perché io ho sempre pensato alle persone, a portarle fondamentalmente a fare l'arrampicata e a praticarla nel benessere. Però comunque, siccome esiste questa realtà, è meglio che io lo indico e lo cerco di fare in maniera tale da poter tutelare, insomma, il benessere delle persone. E quindi noi cerchiamo oggi di tracciare, diciamo, un comportamento migliore per non farsi male nell'allenamento con il pangulice. Cioè, quindi prendiamo ad esempio, oggi abbiamo qui Elena, che è qua sotto, la nostra cavia, e faremo gli esercizi base per l'approccio al pangulice. Una cosa, Elena, ora andrai sulla travetta e farai gli esercizi prima di schiena per riscaldare la schiena. Quindi esercizio del caricamento della schiena senza usare le braccia. Ok, quindi vai in sospensione, rilassi, stacchi i piedi, 1, 2, vai in arca, 1, fanne 3, così ti scaldi abbastanza bene, perché la parte predominante dell'utilizzo del pangulice è la schiena, tutti i movimenti partono dalla schiena, non solo il pangulice ma anche nell'arrampicata, però il pangulice ha maggior ragione, se no tenderà a sforzare sia i polsi che i gomiti che le spalle. Perfetto. Esercizio della schiena, ora iniziamo con l'esercizio trazione, però partendo sempre dall'esercizio base che è ovviamente l'esercizio dell'angolo di incidenza della schiena. Vai, carica la schiena, vai, hop, ora piega le braccia, su, mortacci, vai, ale, perfetto, vai giù, rilassa e scendi. Ne faremo un paio e poi andiamo al pangulice. Hop, hop, ancora, vai, hop. No, ho sbagliato. Vai. Ale. Vai. Ti alleggerisco. Vai giù. Allora, perfetto. Giù. Esercizio della schiena. Ora iniziamo con l'esercizio trazione, però partendo sempre dall'esercizio base che è ovviamente l'esercizio dell'angolo di incidenza della schiena. Vai, carica la schiena, vai, hop, ora piega le braccia, su. Mortacci. Vai, Ale, perfetto. Vai giù, rilassa e scendi. Ne faremo un paio e poi andiamo al pangulice. Hop, hop, ancora. Vai, hop. No, ho sbagliato. Vai. Ale. Vai. Ti alleggerisco. Vai giù. Allora, perfetto. Giù. Esercizio del pangulice, partiamo dalla seconda tacca, che comunque sono tacche, l'importante delle tacche è che non siano troppo grosse e che non soprattutto siano in discesa, quindi è l'ideale pure che non siano troppo aderenti. Ok, vai su, primo esercizio, vai, inarca la schiena, perché alzi le gambe, inarca la schiena e abbassa la mano, via, hop, prova, inarca la schiena, vai, hop, e risali. Allora, c'è un po' di definizione del movimento, perché è importante per l'efficacia, soprattutto sul pangulice, come ci sta un attimo di calo di tensione, non riusciamo poi a mettere in pratica, non riusciamo a definire l'azione. Ok, vai, up, up, perfetto! Inizio evoluto dal basso a salire, noi lavoriamo prima sull'eccentrico, ora invece facciamo sul concentrico, cioè dal basso a salire. Vai, su, up, up. Oh, basta. Esercizio specifico 3, che è sfalzato. Vai, mano destra sotto, sinistra sopra, vai su di destra e torni giù di destra. Vai, up, up. Ok. Un piccolo errore l'hai fatto perché non hai piegato il braccio sinistro. Invece nella trazione, nell'andare in su, inarchi la schiena e completi con il piegare il braccio. Ok. Ok, riprovalo un attimo. Vai, inarca. Vai su. Oh. Ok, perfetto. Facciamo il simmetrico dall'altra parte, tanto per vedere comunque come lavora il braccio destro, perché ha tirato fuori un problema. Vai, up, up. Ok, non c'è lavoro di schiena sulla parte inferiore lombare. Ora filmami te, così lo spiego meglio. Il movimento, mi dai pure la felpa così si capisce meglio, si vede il movimento della schiena. Il movimento è parte dal lombare e quindi fa, questa è l'azione.
in arco, quando in arco piego il braccio in questo, quindi è questa l'azione, ok? Quindi guardate, io in arco, poi uguale di più e scendo, però se voi vedete l'azione è questa, questa. In questa maniera io vedo anche, vado a lavorare anche sui gomiti, quindi quando noi alziamo il gomito vuol dire che stiamo lavorando sulla parte superiore, quindi l'impulso al posto di partire dalla parte inferiore parte dalla parte superiore, quindi si alza il gomito e perdi la pressione, la spinta sulla mano, quindi vettore forza di incidenza verso la presa. Questo è il test finale, insomma, diciamo, è l'esercizio 4. E mette in discussione fondamentalmente, diciamo, in risalto quello che è poi l'esercizio stesso del pannulli, cioè il mantenere la concentrazione, il mantenere l'impulso ad alta intensità, che è fondamentalmente un lavoro, un esercizio di concentrazione. Vai Elena, prova, destra, sinistra, fai destra, destra, vai, piega le braccia, via, up, piega, piega, ancora. Ok, perché non ce l'hai fatta? Perché ti sei fermata? No, che tu non riesco a piegare le braccia, cioè non mi tiro su con le braccia. Non ti tiri su con le braccia, ma perché ti sei fermata. Tu invece devi sfruttare l'inerzia iniziale per continuare poi a far andare. Vai, up, up, via, up, up. No. La correzione di prima era quella del fatto che ha perso il gluteo. Il gluteo è la base per l'impulso della parte lombare, ok? Quindi ora vai, tira su ste gambe dietro, in arca, vai. Ok, perfetto. Video un po' lungo, però necessita, insomma, di chiarezza, soprattutto delle basi, nelle prime fasi di approccio c'è bisogno di, diciamo, di una certa lentezza per definire meglio le situazioni e in maniera tale da per creare dei presupposti migliori poi per poter crescere. Io le chiamo le fondamenta, quindi se noi vogliamo costruire e andare sia nel tempo in là, quindi la mia speranza è sempre quella di continuare a scalare fino a 90-100 anni, non si sa, quindi fino all'infinito, quindi cercare di avere delle fondamenta veramente profonde e quindi garantire l'arrampicata e lo sviluppo senza forza, ok? Quindi capendo come devo fare, in quella maniera io non mi farò male e lo farò sempre. Certo, chiaramente non si può fare tutti i giorni il pangulic, come diciamo con gli amici che scherzava il pangulic con il pangulic a colazione, ma non si può fare. Va bene, comunque ora ringraziamo Elena. Grazie Elena. Ciao. Ciao. Alla prossima seduta. Yeah!